Siamo dati Gesù e Maria. Siamo giunti al martedì santo, è stata una stupenda celebrazione con la Chiesa continua nella sapienza, nella sua liturgia, a farci percorrere passo passo i giorni della settimana santa verso il cuore dell'anno liturgico. Oggi abbiamo il secondo canto del servo di Yahweh, Isaia 49, ieri abbiamo ascoltato il primo, domani ci sarà il terzo, che sono tutte quante profezie della figura di Gesù, che accentua la missione, la predicazione del servo del Signore. Il Signore del Seno Materno mi ha chiamato, è nato per noi Gesù, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ecco, ha reso la mia bocca come spada affilata. La spada, è il libro dell'Apocalisse, descrive il figlio dell'uomo con questa spada affilata che esce dalla sua bocca, no? La spada affilata simboleggia la parola di Dio. Voi sapete che San Paolo, il grande predicatore, per esempio, l'ha figurato con la spada. Nella lettera di Ebrei si legge che la parola di Dio è una spada a due tagli, perché ci viene a colpire, ci fa male e ci mette nella verità, quindi è un dolore soave quello che ci dà la parola di Dio, perché colpisce per risanare, fa la piaga, perché poi ci attende subito con il balsamo per curarlo e metterlo a posto. Noi abbiamo bisogno di essere messi nella verità di noi stessi, no? Così come mi ha reso freccia appuntita, mi riposto nella sua ferita, anche l'immagine della freccia, voi sapete, no? Quando noi parliamo un po' dice, ah, mi sta mandando delle frecciatine quando mi punti un po', no? Allora c'è la parola di Gesù che dolcemente delle volte ci tocca un po', no? Anche le prediche, voi sapete che le prediche ogni tanto devono contenere qualche piccola dolce frecciatina, perché se no le prediche hanno come scopo quello di aiutare chi ascolta a recepire il messaggio della parola di Dio, che anche per chi fa la predica può essere doloroso, quindi a volte sono anche delle frecce che ricadono contro chi la sta facendo, perché tutti siamo soggetti alla Divina Parola, no? Quindi dopo questa missione c'è un po', da un lato, lo vedremo nel Vangelo, ecco, dice il servo di Yahweh risponde a questa bella missione, dice il Signore mio, ho faticato, ma per nulla in vano ho consumato le mie forze. Certo che se uno, immaginatevi lo stato d'animo di Gesù al Calvario, c'aveva 12 apostoli lui, no? Uno era tradito e già si era andato a piccare, il capo della chiesa, tagliare indicato, altri 9 erano scappati, uno solo stava sotto il Calvario, più la madre, più le altre 2 donne, tutti gli altri, tutti i miracoli che aveva fatto, tutte quanto stavano. Quindi capite anche i sentimenti del cuore di Gesù, no? E poi Dio conforta il suo servo e dice no, ti preoccupare, quello che hai fatto tu avrà un grande successo non soltanto per queste nuove persone, ma ti renderò luce delle nazioni. Dopo la risurrezione sappiamo che gli apostoli e i loro successori hanno portato il vero Vangelo fino agli estremi confini della terra, anche se la missione della Chiesa è ancora in corso, non è ancora completata, no? Il Vangelo, come abbiamo accennato, ci porta, siamo nel discorso di addio, appena terminata l'ultima cena, oggi ci mette davanti il dramma, il mistero di Giuda e il mistero di Pietro. Sapete che le figure di Giuda e di Pietro sono molto significative e rappresentano 2 pericoli per la nostra umana volontà. Voi sapete che l'offerta di salvezza che Dio ci dà, come dire, è, si mette dinanzi alla nostra volontà umana. La nostra volontà umana può essere cattiva, purtroppo, come era quella di Giuda. Giuda, avete visto come si dice nel Gloria, una pace in terra di uomini di buona volontà. La volontà è buona quando è aperta al bene, ma quando si chiude al bene e si mette in testa le idee sue, e guai a chi le tocca, non si lascia ammorbidire il gesto del intingere un boccone, incredibile, no? Gli esegeti dicono che era il gesto che faceva, ce l'ha fatto anche nostro papà sicuramente, il mio papà ogni tanto lo faceva. Quando c'è qualcosa di buono, voi sapete che i pasti della cena ebraica sono buonissimi, sono, e c'hanno gli intingoli, allora intingere un boccone è la parte più buona, la scarpetta è un gesto paterno, affettuoso. Immaginate Gesù che sapeva quello che Giuda stava a fare, prende sto pane e gli dà, gli fa la scarpetta. Cioè, come vuol dire, è un gesto d'amore estremo per dire stai ancora in tempo. Niente, prende quello e il Vangelo dice proprio dopo che un boccone Satana entra in lui, perché
manco dinanzi al gesto più bello e più affettuoso, no? Tenete presente che Gesù gli aveva già lavato i piedi a Giuda e gli aveva dato la comunione e l'aveva costituito vescovo. Perché fate questo in memoria di me, l'ha detto pure a Giuda. Cioè Giuda ha fatto quello che ha fatto da vescovo, capito? Quindi proprio la volontà cattiva dinanzi a cui niente di tutto quello che Dio vuole in essere vada a piegare. Questa ci porta alla rovina, eh? E invece San Pietro è stato di qualche modo un pochino più simpatico, perché San Pietro è simbolo della volontà umana debole, quindi che ha tutte le buone disposizioni, però non conosce ancora la propria debolezza. Dice, io vengo con te pure dunque, buono. Pietro si è ricordato tutta la vita queste cose. Voi sapete che alcuni testimoni, alcune fonti che noi abbiamo, dicono che quando era ancora vecchio, prima di morire, la prima cosa che diceva era: io ho rinnegato Gesù, quando io sono stato il primo, quindi io mi dovrei stare zitto, perché per paura ho detto che non conosci, quasi sono pure giurato sopra, pure spergiurato davanti alla sempre. Però ha usato come misericordia, perché ho agito per debolezza. Io ero convintissimo che sarei andato fino alla morte con lui, e invece quella notte ho conosciuto che sono un povero essere umano, e questo è una lezione per tutti. Allora, noi dobbiamo ringraziare il Signore se non abbiamo una volontà cattiva, e quando vediamo qualcuno che è cattivo dobbiamo tanto pregare, perché contro la volontà cattiva è poco da fare. Però dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che siamo fragili, siamo deboli. Quindi ringraziamo il Signore se oggi stiamo in chiesa, se vogliamo un pochino di bene al nostro Signore, però preghiamo sempre umiltà, il Signore che ci tenga tranquilli, che ci tenga buoni, perché se il diavolo ha qualche brutto sgambetto, qualche brutta tentazione, potremmo cadere tutti quanti, capite? Quindi cattivi no, ma deboli dobbiamo essere consapevoli che lo siamo. Dopo che San Pietro conobbe la propria debolezza è diventato un eroe, e sappiamo che è morto crocifisso al contrario, ecco. Però è assai importante, perché se uno non è consapevole della propria, voi immaginate, non credo che deve essere il Papa, il capo della Chiesa. Il capo della Chiesa deve avere un cuore pieno di misericordia. Ve lo dico io da prete, insomma, io non sono il capo della Chiesa, non sono una delle ultime volte del capo, insomma. Però già un prete, quando ti si aprono i cuori, tu ne senti tutti i colori, cioè il cuore umano, un cuore fragile, un cuore pieno di miserie. Cioè tu devi mettere in ginocchio e ringraziare Dio se un cuore pieno di miseria te le viene a Dio in confessionale, perché è un miracolo, capite? Non devi mai essere duro, aspro, capito? Perché ammazzi una persona, o scandalizzarti di qualche peccato che senti, per carità. Tu devi anzi pensare, dice, guarda che al posto di questo penitente ci potrei stare io, se il nostro Signore non avesse queste cose, tante così facevo peggio di lui. Ecco, questo deve essere una disposizione fondamentale nel cuore di un pastore. Noi sappiamo che Pietro era un sant'uomo, ma era troppo intransigente. Allora il nostro Signore ha permesso che passasse per questa grande umiliazione, perché ti ricordi quello che hai fatto? Ecco, quindi t'attento che gli uomini sono capaci di tutto, li hai fatto pure tu, quindi non giudicare mai nessuno, non essere mai intransigente con nessuno. Quindi questo dobbiamo sempre ricordarlo. Poi, se uno diventa un buon amico di Gesù, la volontà viene rafforzata dalla grazia, e per grazia di Dio troppe stupidaggini riusciremo a non farle. Ecco, però siamo consapevoli di questo, ecco, perché non costringiamo il nostro Signore a permettere che ci accada qualche punto guaio, perché poi ne prendiamo dolorosamente coscienza. Ecco, siamo deboli, ma confidando nel Signore, perseverando nella preghiera, stando uniti ai sacramenti, ecco, riusciremo a mantenerci fedeli, ma non perché siamo grandi e forti, ma perché il Signore con la sua grazia ci aiuta, e sempre con un cuore compassionevole verso le miserie e anche a volte i peccati del prossimo. Magari fa tante cose perché tante grazie che ci abbiamo ricevuto non gli sono arrivate, o per tante altre motivazioni. Bene, chiediamo al Signore che ci prenda per mano insieme alla Madonna, ci accompagna ancora in questi giorni santi. Io approfitto per dirvelo ora, così poi non facciamo gli avvisi dopo. Ricordate che domani la Santa Messa qui sarà celebrata alle 8 di mattina, perché domani pomeriggio tutti i sacerdoti della diocesi sono con il vescovo per la Messa Crismale, non ci sarà la Messa Vespertina delle chiese della diocesi, quindi
ancora partecipare alla Santa Messa oggi la mattina, ogni sera, che è una cosa molto bella, oppure domani mattina alle 8 celebreremo la Santa Messa qui in parrocchia per tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.